E andiamo adesso in Valle Scrivia, nella zona di Stazzano per la precisione, dove c'è un serpente che sta tenendo in ansia davvero tutto il territorio. Proseguono infatti le ricerche nella frazione di Albarasca del boa constrictor fuggito dalla casa del proprietario. E sul posto si è recato per noi Enrico Maria. A movimentare la tranquilla estate di Stazzano e dei piccoli comuni limitrofi ci sta pensando addirittura un boa constrictor scappato dal suo legittimo proprietario. Graziano Montessor, sindaco di Stazzano, cosa state facendo per recuperare il rettile? Dunque, intanto in coordinamento con la forestale sono organizzate la settimana scorsa 4 o 5 battute per la campagna circostante dove questo boa si è perso e finora non ha avuto esito fortunato. Adesso ci sono alcuni volontari ad Albarasca che cercano di individuare se trovare qualche traccia per poi ricominciare a fare le battute. Comunque si può a priori escludere qualsiasi problema per la cittadinanza. Dunque, l'animale prima di tutto non è velenoso, poi è un boa constrictor, quindi non attacca l'uomo, anzi se sente rumore si allontana in quanto è cresciuto in cattività, cioè in simbiosi con l'uomo, con gli animali domestici, quindi difficilmente, ecco, non succede niente. Il problema è individuarlo, dov'è? Siamo ad Albarasca, la frazione di Stazzano dove si è perso il boa constrictor e siamo venuti a sentire gli umori della gente. Ha paura del serpente? Ma io, essendo uomo, forse no, però se me lo vedo lì davanti sicuramente che piacere non mi fa. Più che altro io penso alle signore, alle donne, ai bambini. Io ho paura, sinceramente, tanto è vero che nell'orto non ci porto neanche più mio nipote perché ho paura. Ora che faccia qualcosa. Dicono che non morde, ma però se ti prende ti strocia. Un po' di apprensione c'è, anche perché non si sa mai, non si sa di preciso se è pericoloso oppure no. Anche perché io sono a piano terra, non si sa mai che si infili in casa. Io non ne ho paura, perché il boa va a Satana. Comunque sia, bisogna stare attenti, ecco. Abbiamo paura tutti e guardi, non si può più neanche tanto uscire perché io ho paura. Abbiamo detto che proseguono le ricerche, noi siamo a disposizione se qualcun altro vuole fare qualche altro appello, qualche altro intervento, insomma anche nei prossimi giorni. Intanto...